E cominciamo a parlare delle scollature negli abiti da sposa, perché la scollatura fa moltissimo nell'abito da sposa e anche la scollatura contribuisce a, diciamo così, esaltare o peggiorare la figura, è importantissima. Per cui ci sono, diciamo che ho fatto una selezione delle scollature più utilizzate e domani poi pubblicherò anche una slide perché così possiate vederle dove ho raccolto sia le scollature di cui vi ho parlato, vi parlo questa sera, che comunque anche qualche altro suggerimento. Per cui da domani saranno disponibili appunto in visione anche le varie scollature di cui vi sto per parlare. Perfetto, allora inforco l'occhiale e vado, parto, guarda, tutto si è rischiarato, perché io voglio stare senza occhiali, ma quando me li metto, ragazzi, è un altro mondo. Ok, allora partiamo dalla scollatura cuore. La scollatura cuore direi che è una delle scollature più ambite dalle future spose, è comunque una scollatura che si è adatta molto a chi ha un seno pronunciato, ma anche un seno prosperoso, per cui una scollatura che è facilmente adattabile comunque ai vari tipi di silhouette ed è, come vi dicevo prima, una delle scollature più richieste dalle future spose. Perfetto, poi passiamo invece alla scollatura dritta, che è quella così, il décolleté dritto. Ecco, qui chi ha un seno molto abbondante dovrebbe evitare perché può segare qua sotto, per cui non è molto bello come effetto. Mentre la scollatura cuore accompagna di più, per cui anche chi ha un seno abbondante la può fare magari un po' più raccolta, eccetera, però diciamo slancia comunque la figura. Quella dritta sarebbe meglio per chi ha un seno normale o un seno non troppo comunque abbondante. Praticamente è una scollatura che mette molto in risalto sia le spalle che il collo, per cui allunga anche chi magari non ha il collo troppo lungo, sia la scollatura cuore che questa dritta contribuiscono ad allungare il collo. Allora, poi passiamo invece alla scollatura a V. La scollatura a V è una scollatura molto molto adatta invece alle persone un po', diciamo, in carne anche, ok? Perché appunto slancia la figura. Ovviamente per essere una scollatura V deve anche avere la spallina, per cui comunque un punto spalla, si adatta anche a chi ha il seno molto prosperoso perché ovviamente permette di mettere un reggiseno con le spalline sotto e può essere una V un po' più profonda per chi vuole usare un pochino di più. Adesso io ho visto parecchi abiti da sposa nelle sfilate che hanno delle scollature anche abbastanza osé. Il mio consiglio è comunque di non eccedere mai perché la sposa comunque deve essere sposa, anche se si sposa in comune, deve essere sempre comunque fine, per cui osare, magari può essere anche sexy, però sempre con gusto. Ecco, questa è una cosa che mi raccomando, per cui sì, alle scollature a V, specialmente per chi è un po', diciamo così, morbida, ok? Benissimo, poi passiamo invece alla scollatura all'americana. La scollatura all'americana può essere di due tipi. Allora, possiamo avere o tipo girocollo con la spallina che fa questo gioco qui, per cui diciamo chiude questa parte davanti ed è senza maniche, appunto, allarga molto le spalle, per cui chi ha le spalle già larghe, con una scollatura di quel genere le amplifica proprio tantissimo, per cui bisogna vedere un po' le proporzioni appunto del corpo. E la scollatura americana così chiusa davanti non è molto adatta neanche a chi ha molto seno, è sempre meglio dare un po' di respiro al collo in quel caso. Poi c'è l'americana invece che lascia la schiena completamente scoperta. Anche lì bisogna avere una schiena asciutta, non essere troppo prosperose, ovviamente. Poi anche lì ci sono vari casi, eventualmente, perché poi si può giocare molto anche magari con gli chiffon facendo delle scollature particolari più morbide nell'incavo della manica, per cui insomma, del braccio, perdonatemi. Per cui insomma, poi lì si vede da caso a caso. Io vi sto dando delle linee guida che sono delle linee guida, diciamo, generali, ok? Allora, poi la scollatura omerale. Allora, omerale è quella scollatura che praticamente arriva circa qui, lasciando leggermente scoperta la spalla. È un tipo di scollatura molto bella perché addolcisce moltissimo la zona
del collo slancia tantissimo, copre abbastanza la parte del seno, è adatta sia a chi ha poco seno che a chi ha seno abbondante, è una scollatura estremamente femminile, molto dolce, poi si può fare con drappeggi, con tulle, con il tessuto dell'abito, insomma ci sono tante varianti, però è una scollatura molto bella, molto ambita ed è bellissima fatta in pizzo, sia che decidiate poi di farla con le maniche anche lunghe, che diciamo che in questo caso fare una scollatura omerale in pizzo con la manica lunga è splendido, veramente bellissimo come accostamento, per cui questo è un consiglio che vi posso dare. È adatta sia alle ragazze magre che alle ragazze più in carne, per cui diciamo che è fruibile un po' da tutti. Passiamo ecco, alla scollatura asimmetrica, invece, che è la scollatura monospalla. Il monospalla è un tipo di scollatura che può piacere o non piacere. In generale si adatta un po' a tutti, nel senso che anche una sposa un po' più curvy può utilizzarla tranquillamente. Chiaramente va fatta da arte, sarà un po' più raccolta, eccetera, però è una scollatura anche sempre molto d'effetto e si presta anche a varie tipologie di abito, diciamo dagli abiti drappeggiati agli abiti anche lisci, agli abiti molto scivolati. A me personalmente è un tipo di scollatura che piace moltissimo e può essere anche molto bella in un completo pantalone, magari fare una camicia appunto magari un po' lunga così scivolata con lo scollo asimmetrico, per cui monospalla, magari arricchita anche da fiori, fiocchi, insomma poi si può vedere di caso in caso, e abbinarlo appunto come dicevo a un bel pantalone largo, stretto, dopo lì si vede appunto a seconda della tipologia, della fisicità della sposa e anche delle sue esigenze, di quello che le piace. Poi c'è la scollatura invece Illusion. La scollatura Illusion si chiama così perché trattasi di quelle scollature che sono praticamente trasparenti, per cui magari c'è un girocollo, la trasparenza e poi il corpetto magari a cuore o dritto o quant'altro. Si chiama appunto Illusion perché sembra l'abito si è scollato, invece in realtà c'è questa copertura che può essere di tulle, può essere di organza anche, comunque dà questo effetto appunto di vedo non vedo e di trasparenza. Con l'illusion ovviamente si può giocare anche con l'effetto tattoo che adesso va tantissimo, per cui se ci sono delle applicazioni in pizzo o dei ricami, delle perle, delle applicazioni floreali di organza che danno un effetto tridimensionale, ecco, su questo tipo di scollatura si può giocare moltissimo con queste tipologie di effetti appunto per movimentarlo un attimo. Poi passiamo invece allo scollo quadrato, che ha una forma rettangolare ed è molto adatto alle spose che hanno il punto vita molto stretto, perché diciamo che aderisce alla perfezione del busto e mette in risalto la silhouette e slancia la futura sposa, per cui ecco, diciamo che è molto appunto adatto se c'è un punto vita stretto, ok? Poi c'è lo scollo tondo invece, che è uno dei tipi di scollatura più versatile dal momento che si adatta appunto a donne con diverse fisicità. Per cui questo tipo di scollo, vado avanti con le mie promemorie, viene utilizzato molto per gli abiti con le maniche, siano esse lunghe oppure corte. Poi abbiamo il girocollo, che è proprio, mentre lo scollo tondo è un po' più ampio, diciamo, il girocollo è proprio chiuso, diciamo così, ed è adatto a un tipo di sposa particolarmente slanciata, che abbia il collo lungo, perché chiudere molto in questa zona tende poi a intozzare, ad accorciare il collo. È uno scollo che non è molto molto utilizzato, però anche qui si può vedere, perché magari può essere molto carino con una manichina che arriva circa fino qui, oppure magari in pizzo, anche lì bisogna guardare un attimo i casi, però ecco, se avete il collo non lunghissimo o un pochino largo, io eviterei il girocollo che è anche molto chiuso. Per finire parliamo dello scollo a barca, che è adattissimo per coprire un seno generoso, pur risultando comunque molto femminile. Lo scollo a barca è quello che fa questo giro qui praticamente, è molto
molto fine ed è molto bello, sia che noi lo mettiamo con un abito senza maniche, sia che decidiamo poi di abbinare un abito con una manichina lunga o una manichina corta. Per cui ecco, lo scola barca è sempre estremamente elegante, si presta a tantissime varianti, si può fare anche un sovrabito di organza con lo scola barca e sotto magari avere un abito a décolleté, una volta finito il matrimonio levare la parte sopra e tenere solo la parte sotto, per cui ci può essere il cambio d'abito, insomma le idee sono veramente infinite. Ok, allora io anche per questa sera ho concluso, spero che l'argomento che ho trattato vi sia piaciuto, che l'abbiate trovato interessante, che vi possa aiutare nella scelta del vostro abito da sposa. Poi ovviamente se volete una mano dalla fata madrina, la fata madrina è sempre a vostra disposizione. Se volete conoscermi meglio, www.alessandracristiani.it è il mio sito, dove poi ci sono anche le bacheche Pinterest, un sacco di ho pinnato un sacco di idee, un sacco di abiti da sposa, insomma ce n'è per tutti i gusti, un po' di tutto diciamo, poi tutti i giorni pubblico dei post sulla mia pagina Facebook che potete andare a visitare, vi ricordo il gruppo Le Spose della Fata Madrina, vi ricordo il canale YouTube dove troverete la registrazione di questa puntata. Questa sera però non vi dico l'argomento della prossima settimana, perché in realtà sono indecisa tra due cose, per cui se mi seguirete lo scoprirete la prossima settimana, come ogni giovedì alle 18:30 La Sposa in Perle. Vi ringrazio tantissimo di essere state con me anche questa sera, condividete il video se vi è piaciuto, mettete i vostri like e come tutte le settimane ormai faccio i miei migliori auguri di tanta felicità e tutto il meglio a tutte le spose che si sposano in questo weekend. Vi abbraccio, a presto, 18:30 giovedì prossimo, La Sposa in Perle. Ciao a tutte!